Posso sapere dove vai a quest'ora? Aspetta un momento, mi vesto, vengo anch'io, ti accompagno. Gemma! Gemma, ma dove vai? Buongiorno, signora Magnuzzi. Felicitazioni al professore. Buongiorno, signora Magnuzzi. Buongiorno. Come sta il professore? Bene, grazie. In che cosa posso servirla? Ecco, senta. Senta, signor Carli, ho qui un bracciale d'oro di cui vorrei sbarazzarmi perché non mi piace. Lei acquista oro, non è vero? Sì, signora. Quanto ne potrei ricavare? La lavorazione è moderna. Ci vorrebbe l'amatore. Posso pesarlo, signora? $120.70. Ho sentito che partono. Felicitazioni. Il professore sarà contento, immagino. Certo, per noi è una perdita, ma d'altronde è sempre così. Roma si prende i migliori. Che cosa c'è? Mi dispiace moltissimo. Ma è falso, rame dorato, non vale niente. Non vale niente. Angelotti, buongiorno. Professore, buongiorno. Grazie. Ah, Maggiorotti, dimenticavo. Questa è la chiave del mio cassetto. Questo è un elenco di libri che io ho prestato ai miei colleghi e questo in fondo è il mio indirizzo di Roma. Se l'è possibile, guardi di farseli restituire e di spedirmeli. Ecco, questo. Questo è per lei. Grazie, professore. Prego. Oh, scusi, il professor Nicodemi dice, se lei parte oggi, di non dimenticarsi di lui. Perché le deve parlare? Ah, ma io non parto oggi, parto dopodomani. Gli dica che avremo ancora tempo di rivederci. Tanta capito? Felicitazione. Grazie. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno, professore. Buongiorno. 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 Magnuzzi. Magnuzzi. Sono molto contento, caro Magnuzzi. Che tu sia stato nominato ordinario di fisica all'Università di Roma. Meno male. Una volta tanto a Roma ci va qualcuno che lo merita. Grazie, caro Fiso. Grazie. Caro Eliseo. Congratulazioni, professore. Tutte le nostre congratulazioni per la sua nomina. Ecco. Oh, no, no, non si incomodi tanto questa sera, se permette. Verremo a farle una suonatina. No, no. No, tocca anche a lei. Chiusa, lo sa, matrimoni, promozioni, nomine. Sarà il primo del giro questa sera. Ah, il primo di tutti. Arrivederla. Buongiorno. Corriere della Sera. Corriere della Sera, prego. Eccoli. Buongiorno, professore. No. È arrivato il Corriere della Sera. Buongiorno, professore. Buongiorno. Auguri. Nina, senti. Oh, buongiorno, professore. Buongiorno. Nannina, vai a prendere un po' d'acqua. A proposito di caffè, che partiamo? Dopodomani. Ah, dov'è Gemma? È in camera sua, si è chiusa dentro. Deve essere stanca, poveretta. Ah, non si sente bene, non capisco che cosa abbia. Stamattina ha voluto uscire sola, io gliel'avevo detto. Ma io non sapevo che cosa fare. Lasciami in pace, vattene. Sono io, Gemma.
succede, Gemma? Allora si parte dopo domani, eh? Sei contenta? Ho già fatto i biglietti anche per Elvira. Naturalmente noi le facciamo la cortesia di continuare a ospitarla anche a Roma. Almeno ai biglietti dovrebbe pensarci lei. E poi, guarda, diglielo tu. Franco, vedi, vorrei... Cosa, cara? Niente. Non so, però... Non mi ricordo più cosa volevo dirti. Va bene, te ne ricorderai dopo. Oh, i bolli, a che punto siamo con i bolli? Ho appena cominciato. Ecco, brava. Guarda, tu occupati di tutto meno che dei miei libri. Quindi ci penso io. Poi fate aiutare, c'è tua madre, c'è Elvira, no? A proposito, bisogna telefonare a tua madre. Non lo sa che partiamo dopo domani. Non importa, vieni da noi questa sera a pranzo. Beh, certo che siete molto fortunati ad avermi con voi a Roma. Scommetto che non conoscete nessuno, è vero? Ecco, l'avevo immaginato. Ma voi niente paura, ci sono qua io. Io conosco tutti e tutti conoscono me. Vi farò entrare, vedrete dove non immaginate nemmeno. Negli ambienti più chiusi. Che sciocca del 36. Sono stata in Norvegia e dalla Norvegia a New York. Ho degli amici così carini a New York, ti materazzo, con grande fortuna naturalmente. Non li conoscete, no? Bene, ho trovato anche il tempo di essere a Parigi per il Gran Premio e per accompagnare il principe sullo scafo a Capri. Poveretto, diceva sempre che la vita senza di me era un deserto per lui, un deserto senza oasi. E poi Gemmina, vedrai i negozi a Roma, altro che qua. E cinematografi? Ce ne sono tanti, tanti, tanti. E noi usciremo tutte le sere, non è vero, Bagnuzzi? Quando c'è una moglie così carina come la sua, bisogna farla vedere che li ami. E noi faremo anche un sacco di conquiste, non è vero, Gemmina? Su, vai, Bagnuzzi, non faccia quel muso, per l'amor di Dio. Ci sono qua io e con tanto d'occhi. Beh, va bene che anch'io non sono quello che si dice una madre nobile. Ma voi siete stati tanto, tanto carini con me che proprio io non so che cosa non farei per farvi felici. Sarà magnifico, magnifico. Noi saremo insieme sempre, non ci lasceremo mai più. Sempre insieme, sempre, sempre, sempre. Basta! Andate via, andate via. Cos'è? Cos'è successo? Aspetta, la signora si sente male, vi prego, andate via. Cos'è? No. Calmati, Gemma. Gemma, calmati. Non è niente, è finito tutto, ti prego. Amore, guardami. Guardami, sono io, sono Franco. Ti prego, apri gli occhi. Gemma. No, acqua, 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 acqua. No, no, in galera devi andare, in galera. In galera devi andare, in galera ti mando. Eva, Eva, Eva. Sarà mica diventata matta. Ma io non so, non capisco. Bisogna curarla subito. Telefoni a un dottore. Già fatto, Nannina sta telefonando. Ma che cosa gli diciamo adesso al dottore? Non possiamo mica raccontargli la verità. Dio mio, io ho paura. Quella se n'è andata come una belva. Sì, l'ho vista, ha fermato una macchina, è andata via. Bisognava tenerla qui. Non ci sono riuscita, Dio mio. Se fosse andata la polizia. Signora, mi dica quello che sa. Quello che so? Di che cosa? Ma Gemma ha avuto qualche motivo. Non lo so. Che cosa aveva fatto Elvira? Non so niente. Niente. Signora.
signora, ho telefonato, dice che il dottore è fuori, non sa quando torna. Su, beva. Ecco, bravo, grazie. Telefono. Vado io. Ci voleva proprio. Va bene che con cognato francese non c'è neanche confronto, ma in mancanza di meglio non è vero, dottore. Vuole favorirmi le generalità. Perché? È una formalità necessaria. Ah, sì? Qual è il suo nome? Piano. Qual è il suo nome? Il mio nome è Coceano. Contessa Elvira Coceano, piano. Nazionalità? Apolide. Residente? Via delle Mura 2, presso Bagnuzzi. Professor Bagnuzzi. Causa dell'infortunio. Cosa? Causa dell'infortunio. Vuol dire come ha fatto a ferirsi? Un incidente. Un banalissimo incidente. E stavo tagliando il pane e sa come succede? Mi è scappato il coltello. Strano, eh? Dall'alto in basso. Che ammazzo di gente. Alla moglie vengono le convulsioni e gli telefonano al pronto soccorso. E insiste, sai, sempre impazzito. Vuoi andarci tu? Chi è? Che ne so io, un certo professor Lagnuzzi, Vagnuzzi. Cosa gli hai detto? Di aspettarsi un momento all'apparecchio. Allora, dottore, cosa scriviamo? Non ha sentito quello che ha detto la signora. Pronto? Sì, ho capito. Sì, professore. Sono Sertori, Paolo Sertori. Sì, va bene, non si preoccupi, vengo subito. Allora ci vai tu? Sì, me la cavo in mezz'ora. Ciao, Sertori. Ciao, Sertori. Come ho detto, Sertori? Sì, perché? Ah, per caso non è mica il figlio del conte Fabrizio? Ma sì, si è messo in testa di far pratica. Gli avessi io i 2000 ettari di suo padre. Ma dice che ha litigato col papà, gli ha tagliato i viveri. Quello Paolo Sertori. Ed è molto tempo che è qui? Anche un mese. Le faccia subito una borsa d'acqua calda. Riempia questa d'acqua calda. Mi scusi, dottore. Mi dica francamente, Sertori, è molto grave. Voglio dire, la sua ragione è in pericolo. Ma no, è uno shock. Comunque non si impressioni se per qualche ora o magari fino a domani mattina non tornerà in sé. È regolarissimo. Sono forme così. Domani starà meglio, molto meglio. Con questo calmante un cucchiaio ogni 3 ore vedrà che riposerà. Sì, ma a quest'ora troverò una farmacia aperta. Sì, c'è quella di turno, su in piazza. In mezz'ora gliela fanno certamente. Scusi, dottore. Dica. Mezz'ora tra andare e tornare. Mi ci vuole più di un'ora. Posso prendere la sua macchina? Ma certamente. Cosa fa lei qui? Cosa vuole? Avete fatto già abbastanza male voi altri e mia figlia. Vada via, vada via. Ma signora, io? Che ho fatto io, Jim? Mamma. Vada a dormire. Sì, signora. No. Niente. Non è niente. Sono io, Gemma, la tua mamma. Sta buona. Sta tranquilla. Cerca di riposare. Non pensavo mai di rivederti così. Non dovevo lasciarti. Siamo cresciuti insieme, si può dire, senza che nemmeno mi accorgessi che esistevi. Se ad un certo punto mi sono accorto di te, è stato per caso. Mm.
sei tu. Dormivo. Sognavo. Perché mi hai svegliato? Per vederti gli occhi. Ehi, che romantico. Che ti pide? Andiamo, camminiamo. Ma con questo caldo? Andiamo a fare un tuffo in piscina. Dio mio, che ore sono? Le 5. Vieni presto, Paolo. Sono in ritardo. Ma che succede? Che cosa c'è? Le tue sorelline. Beh, cos'è che vuoi? Siccome Miss Murphy deve fare il bagno, mentre Miss Murphy fa il bagno, io devo tenere i bambini. È stata una trovata di Anna. E lasciala perdere, Gemma. Vieni a spasso con me. Ma sai bene che non si può. Beh, si può sapere cosa combini? Sarà un'ora che Miss Murphy ti aspetta. Sì, lo so. Dovete scusarmi. Ero con Paolo. Ah, e poi sono passata a prendere le racchette. Non dobbiamo fare un doppio dopo? Sì, ma c'è Marcello oggi. Non preoccuparti, siamo già in qua. Quest'altro anno tornerai? Sì, ma come faremo a passare tutti questi mesi? Non mi scorderò mai di questa estate. Va là, quando sarai a Roma. Sono cose che si dicono. Ci scriveremo. Trovi che abbiamo abbastanza ricordi insieme per star lontani 10 mesi? Che vuoi dire? Non mi hai dato nemmeno un bacio. Le 8:20. Mi pare che esagerino. Sono 15 giorni che tutte le sere è la stessa storia. Vuoi che vada io a cercarli? No, prego, non ti muovere. Beh, meno male che le vacanze sono quasi finite. Buonasera a tutti. Scusate il ritardo. Buonasera. Cara zia, comandante, papà. Poverino non sapeva più come andare avanti. D'altra parte io cosa gli potevo dire? Mi faceva una gran pena, ma mettiti un po' con i miei panni. Ma tu, cosa gli hai risposto? Niente. Cosa vuoi che gli rispondessi? Papà tanto non vuole. Chi è? Sono io. Passavo nel corridoio e vi ho sentito parlare. Cosa è successo? Diglielo tu, Gemina. Diglielo, mi manca il coraggio. C'è che Marcello si è dichiarato con Anna. No. Splendido, non trovi? E tu, Anna? Cosa ne pensi? Io non c'entro, lo sai bene. Ehi, ma sei tu che devi sposarti, mica papà? Sì, il cuore e la capanna. Ma tu sei pazza? Lasciar perdere un'occasione simile. Alto, ricco, distinto, con un titolo. Cosa cerchi di più? E poi gli vuoi bene. E quando si vuol bene, non c'è papà che tenga. Non era mia sorella che lei parlava. Mamma, le parole che Gemma aspettava da me, non ho mai avuto abbastanza coraggio di dirgliele allora e nemmeno più tardi, purtroppo. Lascia, lascia, te la porto io. Grazie, Lucione. Ciao, Anna. Ciao, Topazia. Arrivederci a quest'altr'anno. Chissà dove saremo l'anno prossimo, vero Marcello? Io voglio andare in Norvegia. Ciao Gemma. Ciao Marcello. Domanda al giardiniere di portarti la valigia fino alla stazione. Eccolo il giardiniere. Ciao. Arrivederci, ciao. Ciao. Prendi Gemma con te?
Almeno, se non hai niente in contrario. Hai un posto anche per me. Tu sali in macchina. Paolo, ti muovi? Torno con Luciano. Con Luciano o con Gemma? Niente affatto, tu mi fai il santo piacere di tornare con noi. Allora, Paolo, ti decidi sì o no? Vada che partiamo. Grazie, Vittoni. Paolo torna con noi. Molto bene. Stasera passa in camera mia un momento. Hai visto? Freddo? Un poco. Non si potrebbe alzare la capota? Si perde tempo. Vieni. Oh, grazie. Mi sta bene? Molto. Paolo. Sì, Gemma. Domani non ci vedremo più. Lo so, anch'io non penso ad altro. Dimmi. Cos'hai? Ci siamo di già. Ecco la mia metropoli. E voi a che ora sarete a Roma? Alle 2. Senti, Gemma, perché non vieni a Roma con noi? E smettila di scherzare, Luciano, sei noioso. Ma non scherzo io. Chissà che noia l'inverno in questo buco. Di un po', Gemma. Vieni a Roma con noi, ti metto su io un bel appartamentino. E piantala, Luciano, dai. Sì, ma almeno lui mi propone qualche cosa. E tu? Non hai proprio niente da dirmi? Sì, Gemma, sì. Avevo qualcosa da dirti. Tu lo sapevi. Io lo sapevo. E non ti ho detto niente. Era la nostra ultima occasione. Io l'ho lasciata perdere. Mi hai perdonato, Gemma. Ciao, Gemma. Ciao, Luciano. Gemma! Mamma! Gemma! Hai fatto buon viaggio? Ti aspettavo col treno. Fai salire i tuoi amici. No, no. Chiedigli se hanno voglia di rinfrescarci un po', di prendere qualcosa. Ma no, ti dico che hanno fretta. Addio, Paolo. Arrivederci. Paolo! E su, Paolo, andiamo. Vengo. Ecco il foulard. Tienilo tu. Non avrai freddo? No, no. Ci penserai un poco. Senti, Gemma, ho tante cose da dirti. Adesso è tardi. No, non è tardi. Ti scriverò, Gemma, te lo prometto, ti scriverò. Quando? Stasera. Quella sera ti ho scritto, è vero. E ti ho scritto tante altre sere dopo di allora. Ciao, Gemma! Per te ho lottato contro il tempo, la lontananza. Ciao! Contro mio padre che mi proibiva di pensare a te. Come se fosse stato possibile. E ci siamo amati soltanto così. Per lettera. Finché, all'improvviso, silenzio. Poi, ho saputo che eri sposata. Niente altro. Che avevi cercato di uccidere. Che c'entro io, Gemma, in tutto questo? È mia la colpa di ciò che ti succede. Come sta? Grazie. Tutto normale, stia tranquillo. Senta, Sertori,
Lei è amico di infanzia di Gemma, vero? Sì. Ecco, quindi conosce l'ambiente, la città. Io vorrei, in ogni caso, se possibile, che non si parlasse troppo della cosa. Assolutamente. Grazie. Su, bevi. Bevi, cara, su. Lasci fare a me. Su, bevi, cara. Vedrai che ti fa bene. Si è fatta viva la Cociano? No. Nessun altro? No. Immagino anche lei sarà stanca. Perché non va a casa? C'è Nanina giù, potrebbe accompagnarla. No, no. Starei troppo in pena. Lei piuttosto. No, no, io non ho sonno. Vado giù a dire a Nanina che prepari il caffè. Gemma, cosa hai fatto? Hai perduto la ragione. Ti ho sempre voluto bene io. Eppure sono stata una cattiva mamma. Quando penso che sarebbe bastata una parola e niente forse sarebbe accaduto. Avrei dovuto parlarti subito, fino dal principio, subito, quel giorno che ritornasti dalle vacanze. Ma non ebbi il coraggio. Gemma! Mamma! Hai fatto un buon viaggio? Ti aspettavo col treno. Fai salire i tuoi amici. Ma no, no. Domandagli se hanno bisogno di rinfrescarsi un po', di prendere qualcosa. Ma no, ti dico che hanno fretta. Permetto, signora, avanti. Scusi, signora. Dica, signora. Ci permette una parola, signora? Dica. Ma quando si mangia, signora? E quest'oggi deve avere un po' di pazienza, signor Tavinato, è arrivata mia figlia. Cara signora, deve sapere che noi abbiamo chiuso, dobbiamo stare in ospizio, sta signora. Va bene, signor Tavinato, vedrà che ci sarà. Oh, hai fatto buon viaggio. Ottimo. Che bella automobile. Chi era quello che ti dava? Certo, Vittorio. Vittoni. E chi è? Uno di Roma. E l'altro? Ma come? Paolo. Paolo. Bisogna proprio che mi decida a portare gli occhiali. Hai fame? No, prima di partire ho fatto una colazione, no. No, Gemma. Ho dovuto affittare la tua stanza al professore. La tua stanza adesso è questa. Sai, bisogna aver pazienza. Vuoi che ti faccia un caffè latte? No, grazie. Ti sei divertita? Molto. Potevi però scrivermi un po' più spesso. E allora, dimmi, non c'è più niente di nuovo? Mamma, sapessi come sono felice. Sei contenta di essere tornata a casa? No, ma per questo. Anzi, presto me ne andrò via di qui. Te ne andrai? Sì, presto.
Non capisco niente, che è successo? Su, racconta. Mi pareva bene che avessi qualche cosa. Ci siamo, mamma, questa volta ci siamo. Racconta, su, non tenermi sulle spine. Ma sei sicura almeno? Oh, sta tranquilla, so quello che dico. Questa è la volta buona. Ti vuole bene? Ma si capisce, mi vuole bene. È ricco. Il più ricco di tutti, è giovane. Lo sa che non hai la camicia. Cosa vuoi che gliene importi? E tu? Gli vuoi bene? Pensa, avrò vestiti, macchina, servitù, viaggi all'estero, casa a Roma. Vedrò gente come si deve. E tu che mi prendevi in giro e dicevi che avevo troppi grilli per la testa. Povera Gemma, eh? Ma lo vedi? Lo vedi se ero una stupida? E chi è? Prova ad indovinare. Scommetto che è Pietro Cellesi. Non sono mica tanto ricchi, Cellesi. Il conte Baldini, allora. Quello poi non ha neanche un soldo. Non sognerei mica, vero, certo? Piuttosto che svegliarmi da questo sogno, preferirei morire. Ma chi è? Dimmi chi è. Andrea Bonacci. Quello stupido che non fa altro che parlare di libri? Il Marchese Giglioli. Ma che... basta. Dimmelo. Guarda! Paolo. Ma sì, Paolo. Era così facile indovinarlo. Avrei dovuto parlarle allora. Me ne manco il coraggio. L'indomani mattina stavo ancora pensando al modo di dirglielo e non sapevo come fare. Oscar, come vedi? Buongiorno, Fossino, è per me, vero? Mamma, lasciami stare. Gemma, apri, fammi entrare. Devo dirti una cosa. Mi scusi, signora, sto suonato, ma come al solito ho di nuovo dimenticato le chiavi. No, immagino, professore, perché non c'è. È tornata sua figlia? Ma sì, non gliel'avevo detto ieri. Ah, già, già. Eh sì. Non carta mai, gliel'assicuro, un puro caso. La prima volta che succede. Mi fa piacere che lei abbia capito pure la situazione. Ciao, mamma, vado al telegrafo. Mia figlia Gemma, il professor Vagnuzzi, nostro nuovo pensionante. Piacere. Piacere. Carina. Molti complimenti. Speriamo solo che non si metta a studiare canto. Purtroppo non si trattava di una di quelle infatuazioni di villeggiatura che prima dell'inverno sono belle svanite. Gemma non pensava più che a Paolo. E le lettere di lui si facevano di giorno in giorno più appassionate. Che dovevo fare, mio Dio? Che fare? Parlarle. Era troppo tardi. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno.
po' difficile lavorare in pace qui, eh? Ha la stessa faccia di Betazzi, il professore di storia e geografia. Che studi ha fatto lei? La terza. Quale? Elementare. Ah, credevo la quarta. Ma ce n'è del disordine qui nella sua stanza. Sì, ma per me va benissimo così. Qui la prego di non toccare niente, perché l'ultima volta che sua madre ha messo ordine qui dentro è stato un disastro. Ecco. Ah, lei gioca a scacchi? E con chi gioca? Da solo. Che allegria. E quello cos'è? Un attaccapanni. Carino. Lei mi crede stupida, non è vero? Ma no. Questa è la rappresentazione spaziale di uno scoppio nucleare provocato da raggi cosmici. Grazie, ho capito tutto. Prego. E a che cosa serve quell'attaccapanni? A niente. Così tutto quello che lei fa, i suoi calcoli, le sue lezioni, non servono a niente. A niente. A me invece piacciono le cose che tutti capiscono e che servono a qualche cosa. Sì, sì, infatti si vede benissimo. Dove va questa sera? Al cinema. Vuole venire anche lei? Promesso, signora. Venga, venga pure, signor Cavinati. Allora, viene? No, grazie, non ho voglia. E poi piove. Perché non ci va col signor Cavinato? Beh, venga Cavinato, le offro il cinema. A me? No, no, grazie, signor professore. Se io non dormo le mie 9 ore, il giorno appresso non posso star bene. Beh, pazienza. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Buonanotte, professore. Buonanotte. Buonanotte, signore. Buonanotte. Buonanotte, signore. Buonanotte. Sono 5-6 volte che ti invita e non parli. Secondo me fai male. È innamorato. Non lo vedi? Peggio per lui. Non sono disponibile. E se anche lo fossi? Signora Gemma Vagnuzzi. Ti immagini la noia? È un tipo talmente professore. Ti sei montata la testa, Gemma. E la colpa purtroppo è anche mia. Ma mi vedi in un appartamentino in periferia, sempre in cucina, con i bambini che piangono, senza donna di servizio. E tutto perché il signor professore faccia la sua brava carriera col minimo disturbo possibile. Ah no, senti. Sì, sì. E intanto è l'unica persona pronta a sposarti. Mi fa piacere che dici questo. Perché è segno che non guardi nei miei cassetti. Perché se ci frugassi, troveresti tanto così di lettere. E specialmente nelle ultime, è chiaro che mi vuole sposare. Chi? Paolo? No, Pietro. Ciao, mamma, vai a dormire. Sì, sì, scrivi pure. Tanto è inutile. Qualcosa mi dice che tutto finirà in niente. Ma no, senti, tocco ferro. Non dirlo nemmeno per scherzo. Sembra allegra oggi, signorina Gemma. Perché? M'ha mai visto piangere, professore? No, veramente. Sa, anche per piangere ci vuole una certa dose di umanità. Dimenticavo che lei è un esperto in materia. E così? Quando parte per la famosa villa? Presto, professore. Pensi, per 2 mesi non ci vedremo più. Che bella istituzione, il gran mondo. E lei cosa farà quest'estate? Ma sono incerto, tra Biarritz e Juan Le Pen. Talmente incerto che probabilmente finirò con restare qui. Orge di partite a scacchi allora, eh? Smettila. Anche? Ma lei piuttosto è proprio sicura di partire? Come? Io restare qui quest'estate? Guardi, ci vorrebbe perlomeno un'altra guerra mondiale. Osta, Foresi! Mamma, è per te. Per me? Sei sicura? Thank you.
Ciao, Gemma. Che c'è? Hai una faccia? Gemmina. Senti. Gemmina? Sì? Vieni a sederti qui un momento. Gemmina, devo darti una cattiva notizia. Che notizia? Ho visto il conte Sertori. Ah, e allora? È ben brutta la notizia che devo darti, povera Gemma. E dilla, su, non tenermi sospesa così. Il conte, lui, ti dispiace molto, te l'assicuro. È stato gentilissimo. Insomma, dice che per certi motivi non potrà più ospitarti alla villa. Naturalmente, con Annetto Pazzi ha detto, continuerete a vedervi senz'altro, ma non più alla villa. Ma come? Non è soltanto per quest'anno, ma anche per gli anni venturi. Sì, dice che è meglio per tutti che tu non ci vada più. E Paolo? Di la verità, è a causa di Paolo che non vogliono più vedermi. Sì, sarà a causa di lui. Ma ormai, a cosa serve che t'arrabbi? Tanto vale. Non mi considera degna di entrare nella sua famiglia. Di diventare sua nuora. Eh già, io ho la disgrazia di chiamarmi Foresi. E per giunta non sono neppure ricca. Né ricca né nobile, ecco la mia colpa. Basterebbe che fossi la figlia di un grosso industriale di Milano. Cosa vuoi farci, Gemma? Non ci pensare più. Ah no, neanche per idea. Siamo tutti e due maggiorenni e ci sposeremo anche se i suoi non vogliono. Adesso scrivi a Paolo di venire subito qui e gli dirò le cose come stanno. Promettimi invece che non farai niente di tutto questo e smetterai di scrivergli. Per darla vinta a loro? Per farmi trattare come una serva? Anzi, guarda, gli mando un telegramma. E cosa gli dirai? Che venga subito perché desidero parlargli. Gemmina, vieni qui e stammi a sentire. Ci sono motivi molto seri e del tutto diversi da quelli che supponi, i quali rendono assolutamente impossibile questo vostro matrimonio. Ma tu, se mi vuoi bene, dovresti rinunciare a domandarmeli e fare quello che io ti dico. Io non vedo altri motivi di quelli che ho già detto, perciò le dico di venire. Gemma, tu vuoi darmi un gran dolore. Preferisco darti un grande dolore piuttosto che agire senza sapere perché. Il perché c'è. E allora dillo. Vedi, mamma, tu ti sei lasciata intimidire. Invece è proprio questo il momento di puntare i piedi e dimostrargli che non siamo da meno di loro. Tu non sei da meno di loro, perché hai lo stesso sangue. Cosa vorresti dire? Da ragazza, io e il conte Sertori, sì, Fabrizio Sertori, ci siamo amati. E tu che sei nata prima che io mi sposassi, sei figlia sua, come Anna, Paolo e l'altra. Io non avrei mai potuto supporre che a Paolo venisse in mente di innamorarsi di te. Ora hai capito perché questo matrimonio è impossibile. Così? Io e Paolo saremmo fratelli. Già, proprio così. E hai aspettato a dirmelo fino adesso. Un po' tardi.
C'è una cosa, Gemma, che ancora non ti ho detto. Fabrizio, tuo padre, sì, ha stabilito una piccola somma, discreta in fondo, depositata al Monte dei Paschi. Somma che sarebbe la tua dote. Benissima! Ci sputo sopra i loro soldi! Gemma! Dove va Gemma? Ma che cosa succede? Professore, la fermi per carità! È impazzito, chissà dove va! La fermi! Signorina Gemma! Signorina Gemma! Ma cosa fa lei? Che prepretiente? Ma dimmi, Gemma, bambina mia, sono colpevole anche d'aver creduto che, nonostante tutto, tu potessi vivere felice con un altro. Grazie tanto. Sembra che stia meglio. Vedrà che adesso dorme. Perché ha fatto questo? Nemmeno ci pensavi tu che ne fosse capace. Ma lei, chi era? Chi è? E oggi, soltanto oggi, che tu fai a te stesso domande di questo genere. E sono 2 anni ormai che l'hai vista la prima volta. Certo, era più facile sposarla che cercare di comprenderla. Gemma! Dove vai, Gemma? Professore, la fermi, per carità! È impazzita! Chissà dove va! La fermi! Signorina Gemma! Signorina Gemma! Ma cosa fa? Lei sempre fra i piedi? Si calmi, guardi. Si calmi. Si può sapere una volta per sempre che cosa vuole lei da me? Niente. E perché mi guarda in quel modo? Io? La vedo così agitata. Ma cosa vuole? Che mi consoli con lei? O forse vuole farmi una dichiarazione? Guardi, c'è su mia madre, vuole chiedere la mia mano? Vada su, vada! E perché? Se fosse? Le parrebbe così strano? Assurdo lo trova, capito? Assurdo! Grazie, signorina. E buon Ferragosto. Grazie. Dove abiti? Pittoresco. Che fai ancora in città? Non vieni alla villa quest'anno? No, andiamo al mare. E dove? Ma non so, mamma vuole Barigione, ma credo che finiremo per andare al forte. Brava! Mandaci una cartolina. Sì, anche a noi! Anche a noi! Certo. Non ti dimenticare di me, eh? Ciao, Gemma! Ciao! Arrivederci! Ciao! Ciao.
Che cosa legge? Che noia, eh? Poco fa l'ho vista dalla finestra. Chi era quella gente in automobile? Amici. Oh. Amici. Amici della villa? Sì. Della famosa villa. Che cosa ho fatto per renderla felice? Sono stato forse un buon marito. Io le ho sempre dato tutto quello che voleva. Una bella casa, con una vista magnifica. Che piaceva soltanto a te, Vagnuzzi. E qui vicino cosa c'è? Manifattura tabacco. Benone, così invece di fumare noi respireremo nicotina. Vieni qua. Ti sei preoccupato di conoscere quello che lei voleva, quello che le piaceva. E tu? Tu non hai fatto nulla per andarle incontro, per aiutarla. Hai morto? Sì. Vediamo. Che mossa hai fatto? Questa. No, no, no. Perché? Non vedi che ha messo sotto scacco la regina? Come? Ma sì, guarda, con l'alfiere, io te la mangio. Ho paura che tu non imparerai mai. Certo, finché gridi così. Ma sempre gli stessi sbagli, sempre gli stessi. Beh, poi, in fin dei conti non è che un gioco. Appunto, i giochi sono la cosa più seria di questo mondo. Io se gioco è per divertirmi. Stupidaggini. Guarda, vai a letto, vai. Si vede che è solo. Su, da brava, via, via. Da brava. Già a letto? Sì, io da lavorare. Allora, non usciamo stasera. Lo sai che devo finire il mio libro? Se vuoi che un giorno si vada a stare a Roma? Il general Cadorna ha scritto alla regina, se vuoi vedere Trieste, guardala in cartolina. Ma poi perché proprio questa sera? È un anno che ci siamo sposati. E tu te ne sei scordato, naturalmente. È come se nemmeno ci fossi, come se nemmeno mi vedessi. Su, su, però non dici mica sempre così. Lo so, per te non esisto che in un modo solo. Ma che cosa vuoi di più, eh? Aveva ragione lei. Tu non ti sei mai preoccupato di sapere quello che lei pensava.
Ti bastava scherzare con lei, prenderla un po' in giro. Hai già finito? Scusami, devo tornare fuori subito. Ma va là, leggevi, si capisce. Ti sei messo a tavola e non ti sei nemmeno accorto che io non c'ero. Dove sei stata? Alla città. Bisogna pur pensare ad un posto per quest'estate, no? Già pensato. Si va vidiciatico. Come? Vidiciatico. E dov'è? È un paesino sopra Porretta, nell'Appennino tosco-emiliano. Ci andavamo quando ero bambino. È alto, sai, quasi 1000 metri. Poi fresco, tranquillo. Sì, soprattutto tranquillo. Chissà che divertimento. La montagna è bella dappertutto. L'Appennino, eh? Tanto vale restare qui. Dove vuoi andare? Lo sai che in fondo non possiamo, no? In fondo non possiamo? Ma cosa credi? Che tutti quelli che si divertono, che vivono, abbiano sempre i quattrini a disposizione? Lesiniamo tutto l'anno, ci annoiamo tutto l'anno. L'estate almeno potremo fare qualcosa di diverso, vedere un po' di bella gente. Sarei veramente curioso di sapere che cosa intendi tu per bella gente. Hai mai sentito parlare di Cortina d'Ampezzo, di Rimini, di Sestriere, di Paraggi o di Sorrento? Andiamo in uno di quei posti e ti farò vedere io cosa intendo per bella gente. Vidiciatico, roba per te e per i tuoi amici. Amici? Non ho amici, io qui. Con lei. Beh, chiamali come vuoi, so che preferisco una sola persona normale a tutti voi altri superuomini presi in blocco. Senti, Gemma, se c'è una cosa che io non sopporto, sono i discorsi generici. Cosa significa tutti voi altri superuomini presi in blocco? I miei colleghi non li conosci neanche. Per forza non me li fai conoscere, ti vergogni di me. Guarda. Sii onesto. Sii sincero. Gemma aveva ragione. Per te, lei non era che uno strumento, una cosa. Le gioie pure, le gioie dello spirito, tu le riservavi tutte a te stesso. Ma lei, mentre tu te ne stavi chiuso nel tuo studio, tra i tuoi libri, tra i tuoi calcoli, oppure a scuola, fra i tuoi ragazzi, lei che cosa faceva? È ora che tu te lo chieda finalmente. Ciao. Dove sei stata? Al cinema con un'amica che ho conosciuto, poi lei mi ha offerto il tè. Guarda, carino, eh? È lei che li fa. Uh-huh. E te l'ha regalato? Oh, voleva, ma io ho insistito per pagarglielo, poverina. E chi era questa Coceano? Questa Elvira Coceano, di cui Gemma non faceva che parlarti. E che un giorno ti ha portato in casa. Ci scherzavi tu. Non ti pareva vero, dopo tutto. Ti sbarazzavo di tua moglie, dell'obbligo di uscire con lei, di distrarti. Ecco una soluzione veramente pratica, pensavi. Che fortuna aver trovato un tipo così. E oggi, perché Gemma ha fatto questo? Perché? Perché? Non hai voluto vedere. Non hai voluto saper niente. Ecco perché. Perché ami i tuoi libri più di tua moglie. Ma io ti amo, Gemma. Io ti amo. È troppo tardi, Di. È troppo tardi. Gemma. Va meglio? Sì, molto meglio. E la febbre? Senti, Franco, ma non guardarmi così, mi va via il coraggio. È così difficile a dirsi. Dopo lo so, non vorrai più vedermi, mi odierai. Ma devo dirti tutto. Capisci? Potrei dare la colpa a lei, a Coceano, ma sarebbe troppo facile. Sarebbe disonesto. La colpa era in me già da prima. E il modo come diventai tua moglie fu il primo sbaglio. Dopo vennero gli altri da sé. Anche se non avessi incontrato Elvira,
Probabilmente sarei finita nello stesso modo. Permette, scusi, i miei occhiali. Prego. Grazie. Ti piace così? Ti va bene? Posso dire una parola anch'io? No, 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 no. Non cambi niente, non tocchi niente, che va benissimo così. Ma come stai? Io mi domando sempre come fai a dargli quel cachet a tutte. E con niente poi, eh? Sì, lo so, ma vede, contessa, lei non conosce mio marito, purtroppo. Che cos'è suo marito? Colonnello? Generale? Maggiore. Ah, io sono nata in mezzo ai militari. Mio zio era comandante di corpo d'armata, si immagini dunque. Dai, signora, è qui il segreto del cachet, mi creda, è qui. Bisognerebbe vedere col sole, sembra un po' scuro. Qui la luce è falsa. Sa, faccia vedere a me. A lei piace? Non saprei neppure io. È un tessuto un po' troppo serio, troppo severo per il suo tipo così... così nature. Contessa? Sì? Può venire qua un momento? Scusi, hanno tanto bisogno di me. Eccomi. Mi faccia vedere qualcosa di più chiaro. Chi è quella signora lì? Ma come, non la conosce? È la contessa Cocianu, la rumena. Ah. Si è messa a discutere. Scusi, ma non pensavo. Va lontano? Se vuole posso accompagnare. Oh, grazie, abito che due passi. Ecco, ci siamo arrivati. Ah, sì? Oh, povera signora, ma lei è tutta bagnata, come mi dispiace. Venga su un momento a prendere una tazza di tè. Ma veramente? Ma no, no, è qui. È appena voltato l'angolo. Un momento! Sì? Venga! Venga, signora! Ai, 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 ai! Dicevo che noi rumeni abbiamo un sistema speciale di preparare il tè. S'accomodi. Sentirà la differenza? S'accomodi. E se vuole poi gli insegnerò come si fa. Carino qui? Sì, l'ho aggiustato io secondo il mio gusto. Non capirà. Sono sola, straniera, lontana dalla patria, non ci posso tornare. E questo è, io lo dico sempre, il mio piccolo angolo rumeno, la mia piccola Bucarest, la mia piccola vendetta sul bolscevismo. Guarda i miei paralumi. Ma lei, contessa, parla perfettamente italiano. Beh, ormai sono tanti anni che sono in Italia, Italia, Francia. Mio padre era diplomatico. Oh, scusi. Ecco qua. Guardava i miei paralumi, eh? Adesso glieli faccio vedere. Simpatici, non è vero? Li faccio io stessa. Sì, ne ho presi la contessa Giovannelli, Andrea Bonacci, Federica Del Dongo, Bibi Cellesi, l'avvocata Somaschi. Sono deliziosi, non trova? Un condensato di Oriente, mi diceva giusto Bibi ieri. Naturalmente li metto un po' cari, ma per lei. E senta? E senta questa pomata? Basta un velo. Tutto sommato penso che risparmia. Ancora uno? Ancora uno? Ancora. Brava, grazie. E adesso finisci di raccontarmi la storia del tuo fidanzamento. Come mai andò molto? Io non conosco ancora tuo marito. Sì, il professore che quando si degnerà vedrà con piacere, ma... ho l'impressione che Paolo Sertori sarebbe stato, come dire, molto più adatto anche come ambiente per le tue qualità. Paolo Sertori è tuo fratello. Perché non me l'hai mai detto? Come ci conosciamo poco, non so veramente niente di te. Hai ragione. Non sappiamo niente l'uno dell'altro. Sono io. Come sta?
Come sto? Ecco come sto. Guardi, guardi. Noi due dobbiamo parlare, capito? Non faccia tanto bacano ora, parleremo domani, va. Le ho fatto molto male. No, non preoccuparti. Cosa ti ha detto? Niente. Mi pare che fu proprio quello stesso pomeriggio che lei venne a prendere da me il tè e te la presentai. Era presto ancora e decidemmo di far venire l'ora di cena passeggiando per il corso. Buonasera, buonasera. Contessa. Quella chi è? Beh, qui andiamo meglio. È la Marchesa Taddei. Soldi, molti soldi. Ti farò invitare. Non so proprio come ringraziarti. No, ma è un piacere per me. Che cos'è questa vita di provincia? Guarda, su e giù, sì. Su e su. Giusto per far arrivare l'ora di cena. Gemma! Ah, no, no, no. Gemma! Oh, ciao! Come va? Come stai? Da quanto tempo? Che cos'è, un tuo amico? Me la vuoi presentare? Vittoni, la contessa Cocciani. Ah, Santi. Onoratissimo. Ma guarda chi si vede. Disturbo forse? Oh, no, oh. No, no. E senta, lei per caso non è Luciano Vittoni di Roma? Sì, ma come sa il mio nome? È parente dei Dati di Firenze, non è vero? Sì, da parte di mia madre. Come stai bene? Può mio padre parlarmi di sua zia Isabella Ranieri? Ah, si vedevano molto spesso quando papà era attaché a Lisbona. Può darsi benissimo. Come sei diventata bella. Il matrimonio t'ha veramente trasformata. Mm-hmm. Ma dimmi un po', come hai fatto a sposare quella Gnuzzi, Piagnuzzi? Bagnuzzi. Oh, ma insomma, andiamo via di qui, per favore, mi danno giustizia. Brava, togliamoci di mezzo. Andiamo. Perché non sei più venuta a Villa Sertori? Basta, acqua passata, non mi interessa più. Vieni almeno a farci conoscere il tuo Magnuzzi. Ma no, che c'entra? Forse hai ragione. Cos'è, un professore, vero? Di quelli con la barba? Che razza di maleducato. Paolo aveva preso una tale cotta per te, lo sai, no? Roba da legione straniera. Su, la smetti di tormentare Gemma. A cosa crede? Ha fatto un magnifico matrimonio, molto come si deve. Ma, professore, non è bello, ma non è brutto. Non è brillante, ma quale intelligenza dietro quegli occhiali. Elvira, smettila, ti prego. Comincio a sentire, contessa, che diventeremo amici. Si fermerà molto qui? Un quarto d'ora fa le avrei detto soltanto un mese, per fortuna. E adesso? Appena un mese, purtroppo. Ah, ma allora ci vedremo, no? Io per me non vi mollo. Oh, il fatto è che è tardi e dovrei già essere a casa. Sei pazza? Ma come? Sono anni che non ci vediamo. Mi aiuti anche lei, contessa. Ma in fondo, Gemma, credo che per una volta, no? Non ti piacerebbe di restare un po' con me? Beh, sì. E allora, andiamo. Andiamo. Ma Elvira, dovrei almeno telefonare. Hai ragione, certo. Telefona. Telefona? Alla salute di Piagnuzzi. Alla salute del grande assente. Giusto, giusto, giusto. Sento leggera, leggera. Come se fossi diventata doppia. Due gemme. Che bellezza. Mica tanto, sa. Perché la gemma numero uno non è contenta della gemma numero due. Allora annechiamo la gemma numero due. Annechiamola! Annechiamola! Qui è la strada che non sta ferma. E lei non mi lascia, capito? In questi casi niente fa bene come una passeggiata. Ah, sì? E allora ciao! Gemma, dove vai? Dove vai, Gemma? Gemma, vieni qui! Vado a casa! Ah, ho detto che è veramente meraviglioso. Vedrete che vi piacerà. Oh no, Elvira, ti prego, scusami, Franco starà in pena. Ma quello non sa nemmeno se tu esisti. Luciano, grazie ancora per la bella serata. Ma ti giuro, Elvira, devo proprio andare. Ma non essere ridicola. Vittorio penserà che sei una provinciale. Vieni. No, Elvira. Ecco. Su, svelti, andate di sopra e non fate rumore, mi raccomando. Attenzione che il terzo gradino è rotto. Un momento, eh? Un momento che accendo la luce. Avanti, avanti. E adesso potete ballare, cantare, fare tutto il diavolo che volete e siete in casa vostra. Un po' di musica, eh? Dio, come state bene assieme. E sembrate fatti l'uno per l'altro. Scusatemi un momento. Vado a cercare i toccai. Devo avere ancora una bottiglia. E ricordatevi, fate come se fosse in casa vostra.
Timbottu, sta il mago Belzebù. La smetta. Andare fin laggiù. Come sei scorbutica. Sono modi che non mi piacciono. Non sai stare allo scherzo. Non ho voglia di scherzare. Me ne vado. E dove vai? Mi scusi con Elvira, torno a casa. Sul serio ha ragione la tua contessa. Tu sei fatta per vivere e morire in questo buco di provincia. Sono stata mai tratta così. Oh, lo vedo, lo vedo. Beh, e cosa c'è? Avete già litigato? Incominciate presto. Si è messa in testa di tornare a casa. Che stupidaggine. Vuoi sederti, per favore? Su, siediti, se no mi arrabbio. No, grazie, Elvira. Devo proprio andare. Un momento, ti accompagno. Per me può anche restare. Ciao, Elvira. Ciao. Mi raccomando, Gemma, vieni domani. Ci vediamo alle 5 come al solito. Buonanotte, contessa. Buonanotte. Sei ancora molto arrabbiata? Un poco. Per un bacio. Se mi perdoni, sono pronta a riconoscere che sono un delinquente, un assassino. Ma prima ho bisogno del tuo perdono. E perché? Perché? Perché vuol dire che non sei più offesa. Vuol dire che non pensi più che io avevo l'intenzione di offenderti. Va bene. La perdono. Ma ad una condizione. Quale? Che d'ora in poi si comporti bene. D'accordo. Mi piace ascoltare quel cane così lontano. E poi che magnifica luna. Starei ore e ore a guardarla. Anch'io, Gemma, vicino a te. Mi pare di essere in chiesa in certe sere d'inverno. C'è buio, ma laggiù, attorno all'altare della Madonna, si vedono luccicare le candele. È vero. Quando ero piccola ero sempre sola e triste. Ma quando dal buio guardavo l'altare della Madonna, sentivo una pace, una gioia che mi consolavano di tutte le amarezze e di... Andiamo adesso, è tardi. Che idea, è appena mezzanotte. Bugiardo, mi faccia vedere. Dio mio, 10 minuti all'una, Dio che quasi mi fidavo. Restiamo ancora un po', con un quarto d'ora più o un quarto d'ora meno. È così bello qui, non essere così egoista. Crede che per me sia tanto facile. Andiamo, Luciano, mi accompagna a casa, sia buono. Io sono buono, ma tu sei cattiva. Siamo arrivati. Dove abiti? Quella casa lì. Vada, vada via adesso, è meglio. Ciao, e dormi bene. Buonanotte. Dove sei stata? Al cinema con Elvira. Simpatica quella rumena. Un po' chiacchierona. Capisco però che per te sia preziosa. È in fondo una risorsa, no? Vuoi che venga di sopra? No, scusa, caro, sono talmente stanca. Continua, continua pure. E fa piano quando sale.
Buonasera, come stai? Devi uscire? Mi avevi detto di venire alle 5. Oh, hai ragione, scusami. Ma vedi, questa mattina è venuta la Bibi. Su presto, presto, sai come fa? Morale che per le 5 e mezza devo far avere la Brengoli questo paralume. Sì, ma vado e torno subito. Ti accompagno? No, ti ho detto che torno subito. Incomincia a preparare il tè, cara. Ho qualche cosa per te. Ma Luciano, non era il caso. Viene da Parigi. Spero che ti piaccia. Spese d'Egitto, mi faccia il piacere. Ma lo sa che lei è un bel egoista? Pensa soltanto a se stesso e degli altri non gliene importa niente. Ma cosa crede? Lei crede che io viva di beneficenza? Oh, io non credo a niente. Cosa vuole che mi importa? Sono 15 giorni che lei viene qui. 15 giorni che lei si serve della mia casa come di una gassoniera. Io l'ho pagata. L'ho pagata in anticipo. Cosa vuole di più? Pagata? Ma il disagio, la noia, il rischio. Sì, signore, il rischio. Dove li mette? Io credo di aver pagato abbastanza. Lei vuole 100.000 lire. Oh, ma dove siamo? Neanche a Parigi. Lei è un villano. Senti bene, contessa. O la pianti o stai attenta che ti faccio togliere il passaporto. Sanguisuga. Giurerei che è una spia. Ti rivestiti già? Ciao. Ciao. Ah, senti, domani no, ho da fare. Dopodomani, allora. Tu non sai fare, cara mia, non sai trattare con gli uomini. Pitone ha un sacco di quattrini, può pagare. Ma io se fossi te non esiterei un minuto. Ma poi, francamente, potresti anche pensare... A te non è vero, Elvira? Comincia a farmi ribrezzo. Ah, ti faccio ribrezzo. Io che ti ho aiutata e beneficata in tutti i modi. Sei un'ingrata. Ma sta attenta, cara, che... Bevi, bevi, su, che diventa freddo. Eccolo, vai tu. Io sto di là. Se no, finirei col litigarci anche oggi. Ciao, Gemma. Vuoi del tè? Dov'è la contessa? Di là. Ah, senti, Gemma, sono venuto a dirti che parto. Oggi? Subito, ho la macchina fuori e vorrei essere a Roma per cena. E torni? Non so. Tra un mese, due mesi, forse prima, forse dopo, ma ci scriviamo, eh? Scriverci, e perché? È un mese che ci vediamo. Siamo sempre lì, non sappiamo mai cosa dirci. Ma no, no, che... Io ritorno. Siamo sempre amici. C'è stato forse qualche cosa che ti ha dispiaciuto? No, niente. Mi rincresce lasciarti così. Ma vorrei essere sicuro che tu non hai niente contro di me. Come io non ho nulla contro di te, ecco tu. Ciao, Gemma. Ciao.
partito finalmente. È partito quel mascalzone. Ah, adesso si respira meglio. Non mi piace, sai, l'atteggiamento che da qualche tempo hai assunto nei miei riguardi. Ti avviso, cara, che non sono disposta a farmi mettere sotto i piedi da nessuno. Non ti basta di avermi fatto fare questa pazzia. Che cosa vuoi ancora da me? Ma che cosa vai pensando? Una buona dormita e non te ne ricorderai neanche più. È stato quel giorno, quando sono tornata a casa. Tu stavi leggendo e al solito non ti sei nemmeno accorto che ero entrata. Ma quando hai alzato lo sguardo, vedesti subito che ero stravolta. Che cos'hai? Niente, sono stanca. E tu non sei stanco di studiare sempre? Così, così. L'anno scorso abbiamo tanto parlato di andare in montagna e poi non siamo più andati. Come si chiama quel posto che dicevi? Vidiciatico. Invece, all'ultimo momento, forse per farmi piacere, cambiasti idea ed andammo in Svizzera. Per me qui o là non aveva importanza nello stato in cui ero. Volevo soltanto andar via. Grazie. Ma una sera, così, improvvisamente, senza capire perché, è stato come se ti vedessi per la prima volta. Je suis il dernier étudiant au Polytechnique de Zurich. Je voudrais avoir l'honneur de danser avec vous. Sì, mademoiselle. Hai sentito, Gemma? La signorina Annie del Politecnico di Zurigo dice che vorrebbe parlare con me. Ah? Perché dice che io sono famoso, se tu lo permetti. Ma prego, si immagini. Prego. Sarà stato forse a causa di quella ragazza. Non so. Non mi era mai passato per la mente che il nostro attaccapanni potesse diventare famoso. Tu non mi avevi mai detto niente. Ti assicuro che è stato un colpo per me vederti in quella fotografia. Ballavi bene, anche questo non lo sapevo. Era la prima volta che ballavamo insieme. Hai ancora un po' di tempo? Sì, deve essercene rimasto ancora. Cos'hai da guardare? Ti guardavo le mani. E cos'hanno le mie mani? Staresti bene con la fede. Potresti anche portarla, mi pare. Non so, avrei l'impressione che questo ci unirebbe di più. Gemma, non mi avevi mai detto. Tu sì che stai bene con la fede.
poi tutte le donne esteticamente. Franco, e se io ti tradissi, che cosa faresti? Ti pianterei? Io continuerei a volerti bene. Ma a te dispiacerebbe perdermi? Moltissimo. Moltissimo, Gemma. Quando siamo tornati in città, tutto mi sembrava cambiato. Anche la casa era diversa. L'avevo sempre odiata. E ora, appena la vidi, per me era come se tornassi dal viaggio di nozze. Senti, Franco. Dimmi, cara. Mi prendi in braccio? Come? Ma sì, per entrare in casa. Che idea! Cosa devo? 350. Ecco lei. Cosa fai? Non vieni in casa? Ben arrivati! Lei si chiederà perché sono qui. Mi scusi, professore, se mi sono permessa. C'era Gemma. Ma siccome dovevo lasciare improvvisamente il mio appartamento, il padrone di casa non mi dava respiro, non lo sa come sono, vero? Allora ho pensato bene di non aspettare. Sapevo di poter tornare senza sorgente e mi diceva. Ma infatti se non l'avessi fatto così mi sarebbe sembrato di farmi un torto. Non è vero, Gemmina? Non è vero, Gemmina? Come stai, cara? Come stai? Sei veramente un fiore. E quando Nanina mi ha visto arrivare a potersi, non voleva lasciarmi entrare, poveretta. Ma io gli ho detto che mi assumevo tutte le responsabilità. E allora sei convinta. Mi dia. Non ho fatto bene? Ah, sì, sì. Ha fatto benissimo. Mi sono messa qui. Non so se ho fatto male. Ho cercato di sistemarmi nella stanza più piccola. Oh, non ho pretese io. E del resto per pochi giorni posso anche adattarmi, no? Perché hai intenzione di lasciarsi? Hai sentito, Gemma? Sarete stanchi? Avete bisogno di prendere qualche cosa? Nannina, portaci un po' un caffè. È molto carina la vostra casa. E poi così tranquilla. Solo è un po', come dire, un po' freddina. Eh sì, dovreste pensare a riscaldarla, a renderla un pochino più intima. Ma vi aiuterò io, ho tante risorse. Alle volte basta niente per riscaldare un ambiente. Due cuscini, un paralume. Nannina, avete caffè, va o viene? Lingua. Dov'è? È sempre lì? Ah, credo che sia andata di sotto. Che cos'è? Niente, sono seccata. Non è questo il modo di ficcarsi in casa d'altri. Potevi farglielo capire, no? Ma Gemma, io ho fatto tutto questo per riguardo a te. Credevo che ti facesse piacere. In fondo si tratta di pochi giorni, no? L'ho detto a lei, l'hai sentita. Per tutto il giorno non riuscii a parlarle. C'eri sempre tu in casa. La mattina dopo. Franco! Ciao, Franco! E adesso fammi il piacere di andartene. Oggi. Subito, hai capito? Ma come? Non ho ancora finito di disfare le valigie e sistemarmi un po' che già mi mandi via. Ma non è gentile da parte tua, Gemma. Va bene, sì che tuo marito ha detto che mi sarei fermata qui soltanto pochi giorni. Capirai, era naturale che lui dicessi così. Per prolungare il mio soggiorno, indefinitivamente, calcolavo su te, sul tuo aiuto. Credevo che avessi apprezzato il mio tatto. Ma dunque è vero. Hai intenzione di piazzarti qui. Ma mio marito non acconsentirà. Tu gli dici che hai bisogno di compagnia, come deve essere la verità, e lui non troverà nulla da opporre. Sei una bambina, cara mia, e non conosci la vita. I mariti debbono rigar dritti. Ma metti il caso che lui non voglia. Io saprei subito da quale parte mi viene il colpo. Mi vuoi dare quella bajur, per favore? Grazie. Ripeto,
Tuo marito ti obbedisce, tanto più adesso che filate il perfetto amore. Come te lo sei lavorato bene, eh? Se non vuole, è segno che tu non vuoi. Ma sono proprio io che non voglio. Ti odio, hai capito? Mi fai schifo. Ah, non posso crederci. Siamo così buone amiche noi due. Perché dovresti farti una nemica di me? Io so tante cose sul conto tuo che messe con le spalle al muro potrei farti molto male. Che gusto ci sarebbe. Ne soffriresti tu come puoi immaginare e ne soffrirei io che se possibile voglio vivere in pace e d'accordo con tutti. Vedi, la sola idea che certe cose potrebbero accadere, che tuo marito potrebbe venire a sapere tutto quello che è successo in casa mia, mi fa orrore, te lo giuro. Così saresti capace di raccontare. Ah no, perché... Tu credevi di farmi piacere, Franco. Tante cose sul conto tuo che mette con le spalle il muro. Non potevi vedere come soffrivo. Credevi che la Coceano mi divertisse. Invece mi tormentava. Credevi che fosse nostra ospite. Era la padrona di casa. Senti, io ho bisogno di soldi e su questo punto non ci sono discussioni. Avrei trovato il tipo che fa per noi. Naturalmente una povera contessa decaduta, apolide e senza tetto come me, non gode il credito di cui è circondata la moglie del professor Bagnuzzi, che ha una casa, marito professore, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che ti chiedo è di venire con me. Ti presenterò questo signore e sono sicura che riuscirai a persuaderlo. Cosa vuoi dire? Niente. Vuoi proprio negarmi la tua firma di garanzia? Non ci vengo. Non mi fido di te. Sta bene. Allora so come devo regolarmi. Fa come vuoi. Parlerò con mio marito. Che cosa gli dirai? Tutto. Gli dirò chi sei. Gli dirò che vuoi vendermi. Crederà che sei impazzita. Ecco cosa crederà. Ti getterà fuori come della spazzatura. Avrò tutto il tempo di parlargli di Bittone. Crederà pazza a te. Chissà. Anche se gli porta delle prove. Prove? Bugiarda. Che prove? Luciano caro, è proprio vero che non ci vediamo domani? La tua Gemmina muore dal desiderio di... Non era che una copia, sta tranquilla. L'originale sta al sicuro. A disposizione del professor Bagnuzzi. Caro, caro Renzi. Come sta? Splendidamente. Questo è Mr. Renzi, cara. Sono sicura che diverrete ottimi amici. Molto felice di conoscerla, se vuole accomodarsi. Ci vediamo questa sera come al solito, cara. Ma come? Tu non vieni? Ti ho già detto che tocca a te persuaderlo. Dove vuole che andiamo? Dove vuole lei? Preferirei lontano, il più lontano possibile. Mio figlio mi ha consigliato di venire in Italia a vedere le bellezze artistiche, ma adesso che vedo lei... È proprio necessario che lei parli? No, necessario no, però avrei preferito... La prego. Conosci qualche buon locale da questa parte? No. Allora, fidiamoci del caso. Debbo già molto al caso. La fortuna di averla incontrata. E lo chiama caso, lei? Ma non è amica di quella contessa da carnevale? Amica. La odio. Anche a me è sembrato piuttosto odiosa. Penso che terrà tutto il denaro per sé. Non è vero? Non dica più niente. Sia gentile. Ma lei è proprio drammatica. Sul serio, non vuol farmi nemmeno un piccolo sorriso? Senta, non
Non è per un piccolo sorriso, ma è per stare ad ascoltare la storia della mia vita che lei è qui. Dunque, finiamola per piacere. Finiamola subito, al più presto. Temo di non capire. È così infelice vicino a me? Allora, perché è venuta? Non posso dirglielo, capirebbe. La supplico, non perdiamo tempo a parlare. È un momento di piacere per me, deve rappresentare una tragedia per lei. Non parliamone più. Ma come? Torna indietro? Naturalmente. Grazie. Ce n'è voluto per vederla sorridere. È la prima volta, non è vero? Sì. L'avevo immaginato. Non ho avuto fortuna. Sono capitato troppo presto. Mi spiace. Ma lei si abituerà. Vedrà che si abituerà. Si abituerà. Si abituerà. Si abituerà. Si abituerà. Si abituerà. Ehi, Selma! Selma! Grandi notizie! Grandi notizie, Gemma. Ho vinto il concorso. Sono il primo della terna e naturalmente scelgo Roma. E allora? Cosa vuol dire? Come cosa vuol dire? Vuol dire che partiamo. Partiamo per Roma, capisci? Non c'è che aspettare la chiamata dell'università. Tutti i giorni. Che sciocche nel 36, sono stati in Norvegia. E dalla Norvegia a New York. Ho degli amici così carini a New York, ci siamo attarato, grande fortuna naturalmente. Non li conoscete, no? Bene. Ho trovato anche il tempo di essere a Parigi per il Gran Premio e poi di accompagnare il principe Voskov a Capri. Poveretto, diceva sempre che la vita senza di me era un deserto per lui. Un deserto senza oasi. È morto, povero caro. È quasi tra le mie braccia. Naturalmente la famiglia aveva già messo un fermo sul suo testamento. Ricordo che aveva preso in affitto sulla via Appia la villa del Conte Allegri. Un altro simpatico amico mio. Te lo farò conoscere, Gemma, vedrai che ti piacerà moltissimo. Certo, siete molto fortunati ad avermi con voi a Roma. Scommetto che non conoscete nessuno, no? L'avevo immaginato. Ma niente paura, ci sono qua io. Io conosco tutti e tutti conoscono me. Vi farò entrare, vedrete, dove non immaginate nemmeno. Negli ambienti più chiusi. Oh. E poi, Gemma, vedrai i negozi, altro che qua. I cinematografi, ce ne sono tanti. E noi usciremo tutte le sere, non è vero, Vagnuzzi? Beh, se la moglie è così carina come la sua, bisogna farla vedere, che diamine. E ormai loro non sanno chi sta per arrivare. Ma noi faremo anche un sacco di conquiste. Sì, Gemmine? No? Perché non mangi? Cognuzzi, non faccia quel muso. Ma ci sono qua io e con tanto d'occhi. Va bene che anch'io non posso dire di essere quel che si dice una madre nobile. Ma voi siete stati tanto carini con me che io proprio non so che cosa non farei per farvi felici. Sarà magnifico, magnifico. Noi saremo sempre assieme, non ci lasceremo mai più. Sempre assieme, sempre. Basta! Basta! Franco! Apra la porta. Vedo che parte. Si capisce. Andiamo a Roma, no? Vada via. O a Roma con voi o alla polizia. Vada via, se no la denuncio. E lei sa perché. Provi. Ehi, dico, cosa fa? È impazzito! Cosa fa? È impazzito! In galera! Ecco dove finirà la sua gemma, in galera! Ma come credi? Possono ammazzare le persone così come niente?
non mi fa mica paura, sa. Adesso le faccio vedere io di che cosa sono capace. Ah, sì. Ride bene chi ride l'ultimo. Roma la dovrà vedere col canocchiale, glielo dico io. Parola d'onore. La farò sbattere fuori dall'università. Ha capito? 500.000 lire mi dovete dare. 500.000 lire. No, anzi, 1.000.000. 1.000.000. Se non ce l'ha, se lo farà tardare dal Conte Serratori. Marci siete. Siete tutti marci. Tutta l'Italia è marcia. Vuoi sapere che cosa ha fatto la sua gemmina con signor Pittoni? E adesso lei. Via. Via.